Quale sarà la fine della struttura ospedaliera di Sant'Arsenio? La destinazione nell'ex tribunale di Sala Consilina del distretto sanitario è quella giusta? La guerra del distretto sanitario è finita? Dopo gli ultimi sviluppi, ovvero dopo la decisione di Squillante di acconsentire alla richiesta del comune di Sala Consilina di trasferire il distretto nell'ex palazzo di giustizia, il sindaco di Sant'Arsenio, Antonio Coiro, va al contrattacco. Questa vicenda del trasferimento del distretto nella sede del tribunale, a mio avviso, compromette tutto il lavoro che si è fatto, perché rischiamo di non ottenere questa restituzione. Per quanto poi riguarda la sede distrettuale, è un discorso da farsi, però è un discorso da farsi complessivamente. Non si possono fare assalti alla diligenza o cura di interessi particolaristici. Noi sindaci dovremmo avere la capacità di fare una proposta complessiva per la sanità nel Vallo di Diano, senza affrettarci a difendere posizioni, diciamo, non campanilistiche, non la definirei neanche tale perché sarebbe eccessiva la definizione, però posizioni individuate indipendentemente da un confronto collettivo. Il primo cittadino chiede poi un lavoro di squadra ai colleghi del comprensorio per evitare che la struttura ospedaliera di Sant'Arsenio muoia. Quando il direttore generale dell'ASL pubblica pacta sunt servanda in riferimento all'insediamento del distretto, dovrebbe ricordarsi che non è stato il comune di Sant'Arsenio a chiedere il distretto, è stata l'ASL che ha proposto di sostituire la struttura ospedaliera con un distretto, con una proposta chiaramente riduttiva, secondo me io non l'avrei mai accettata, però a questo punto occorre restituire una dignità sanitaria a questa struttura.